Finora sono andata in tanti paesi stranieri e ho visto tanti scenari diversi. Ho osservato intensamente la natura meravigliosa di ognuno di questi paesi, che comunicasse imponenza o una spiritualità disarmante, o che racchiudesse in sé la forza primordiale della nascita del genere umano. Ma la natura giapponese, con la sua delicatezza, è un'altra cosa. In una piccola isola coesistono a stretto contatto i più diversi ambienti naturali, in tranquillità, semplicità e forza. L'armonia dolce come musica in tutti questi elementi è una caratteristica peculiare del Giappone. Per questo, più vado all'estero e più mi innamoro della natura giapponese e cresce in me il desiderio di rappresentarla attraverso la scrittura. Si dice che il vero cuoco, per scongiurare il rischio di non riconoscere i sapori, non beva mai alcolici il giorno prima di lavorare e che durante le pause non consumi neanche bevande dal gusto pronunciato, come il caffè. In questo modo riesci a cogliere il vero sapore del sale. Non posso fare a meno di pensare che anche per la natura del Giappone funzioni allo stesso modo. Se la sensibilità di colui che si presta a percepirla è raffinata, allora costui sarà accolto a poco nelle profondità del suo seno e ne avvertirà il fascino in tutta la sua dolcezza. La sua franchezza e la sua forza non lo incalzeranno tanto da soffocarlo, ma gli si avvicineranno gradualmente e con il tocco di un morbido velo gli arriveranno fino al cuore. Neanche l'analisi più accurata potrà scorgere tracce di impurità in una simile delicatezza. Ad esempio, a me piace tanto quando nell'aria ancora fredda delle notti d'inverno all'improvviso si sente il profumo della primavera. È pieno inverno, la notte è buia e si sente arrivare dolce, mescolato al vento freddo, il ritmo deciso della primavera. Sono così felice che non riesco più a dormire. Penso che poter provare questa sensazione ogni anno sia una delle grandi gioie che mi dà vivere in Giappone. A inizio primavera di 2 anni fa ho visitato la Danimarca. Anche se era inizio primavera, si era ancora in marzo e per la prima volta nella vita ho provato così tanto freddo. Ma il freddo in Nord Europa è secco e deciso e mi sono sentita come rigenerata. Dalla finestra della casa dove ero ospitata vedevo una foresta e una prateria selvagge come un fiume che sembrava sul punto di congelarsi. Tutto ciò che i miei occhi riflettevano era grigio e bianco e i rami nudi degli alberi si protendevano verso il cielo color cenere. Per me era uno spettacolo di freschezza e fascino fuori dal comune. Ma la padrona di casa continuava a chiedermi perché ci fosse andata proprio in quella stagione, visto che di lì a poco sarebbe iniziato il periodo più bello. Mi diceva che alle tinte smorte della prateria si sarebbero presto sostituiti il verde nuovo e che tanti fiori di infiniti colori sarebbero sbocciati. Dai bulbi sarebbero nate le gemme e un po' alla volta anche queste sarebbero fiorite. Sembrava davvero desolata e mi raccomandava che tornassi in primavera quando la gente è allegra e il paese offre tutti i suoi scenari più incantevoli allo sguardo. Aveva l'espressione di chi vuol mostrare a qualcuno una cosa della cui bellezza va fiero e allora ho provato a immaginare la scena che mi descriveva. L'istante in cui il paesaggio spoglio davanti ai miei occhi si ammantava all'improvviso di colori e lo spettacolo dei bulbi che fiorivano nei vasi in vetro dai bei colori allineati sul davanzale. Tutto questo arriva un giorno di colpo e abbaglia come un'esplosione, in modo selvaggio, con colori che gli occhi delle persone hanno dimenticato. Le sorprende e risveglia i loro sensi alla bellezza di quelle tinte che l'inverno ha offuscato, alle leggi del mondo e alla generosità della natura. Quella scena mi torna in mente ancora adesso, proprio come se l'avessi vista sul serio. Mi capita anche di pensare
all'aggressività di quella primavera così diversa da quella giapponese, che invece avanza lentamente e con grazia. La cosa che mi ricordo ogni volta sono i bulbi che aspettano la primavera in quei bellissimi vasi di vetro. Tulipani. A Tokyo, quando arriva la primavera, le vetrine dei negozi si riempiono improvvisamente di ogni specie di tulipano, con la corolla allungata, di colore viola brillante. Le varietà sono moltissime. Ce ne sono persino alcuni che arrivano in aereo direttamente dall'Olanda. Li compro di buon umore, torno a casa, li metto nel vaso e li sistemo sul tavolo. Dopo qualche giorno il tulipano si apre e al minimo soffio di vento, oppure se il mio cane muove il tavolo, i petali cadono. È così che deve andare, mi dico. L'anno scorso, non ricordo esattamente in che periodo, ho comprato dei bulbi di tulipano in una svendita e li ho piantati in modo frettoloso, semplicemente raggruppandoli in un angolo del vaso. Ovviamente i fiori non sono sbocciati. Dalla terra sono solo spuntate timidamente delle sottili foglioline. Poi è arrivato l'inverno e ci ho rinunciato. E invece questa primavera, all'improvviso, uno di quei tulipani è sbocciato. Era un tulipano normalissimo, di un rosso intenso, ma lo stelo spuntava grosso e di un bel colore vivace dal terriccio da cui succhiava il nutrimento. Ogni mattina, allo spuntare del sole, la corolla si apriva e di sera tornava a chiudersi. Per 2 settimane circa, il fiore del tulipano si apriva alla luce del sole, senza perdere neanche un petalo. Non sapevo che in terra durassero così tanto. Tutte le mattine mi alzavo e ammiravo quel colore meraviglioso e la sera lo osservavo chiudersi. Percepivo la presenza di qualcosa di vivo. Mi rallegravo se il giorno successivo si apriva di nuovo e quando ha iniziato a perdere colore mi sono persino sentita addolorata. È stata un'esperienza emotivamente più profonda rispetto a quando compro tanti costosi tulipani dai bei colori. Fino ad ora non avevo mai avvertito così intensamente la presenza di un fiore di tulipano. Mai avevo ricevuto insegnamenti tanto preziosi sui cicli delle stagioni e sull'importanza del tempo che passa. Non è una cosa che si può comprare. Non ha peso né consistenza, ma chiama in causa la sensibilità delle persone. Questa primavera, un semplice fiore di tulipano, uno soltanto, mi ha regalato un'emozione unica. Per quanto tempo non mi sono accorta delle cose importanti che queste piante, con il loro splendido fiorire, mi stavano insegnando. Ho la sensazione che nella società di oggi cose come questa capitino troppo spesso.